L'editore l'Ippocampo ha pubblicato questo libro su Giverny, il giardino di Monet. Monet è un impressionista francese, molto noto e conosciuto per le sue scene en plein air, i fiori in particolare, e forse non tutti sanno che Monet, per dipingere i fiori, i giardini, il famoso ponte giapponese, prese casa nel 1890 in Normandia, a Giverny appunto, in un luogo straordinario, molto bello, una casa di campagna bellissima con questo giardino intorno, con un ruscello e un laghetto, in cui che cosa fece? Costruì un giardino pieno di fiori colorati che seguivano le stagioni, per cui nelle vari periodi dell'anno ci sono fiori piuttosto che altri, e si è costruito questo bellissimo giardino per poterlo dipingere, per poter catturare i colori dei fiori della natura, e ha dato vita a questo luogo straordinario, bellissimo, che si può ancora oggi visitare perché è stato restaurato, appunto a Giverny. In questo libro c'è la sequenza fotografica di questo luogo, di questi fiori, di questi bellissimi colori, di questo angolo di natura straordinario. Un bel libro, Giverny, la casa di Monet.